Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare del photomerge. La tecnica del photomerge o il metodo del photomerge si mette in atto con due passaggi. Il primo è fotografico, il secondo è di post-produzione. Quindi per tutte quelle persone che vedono la fotografia come un singolo scatto, una singola foto, e la foto che esce dalla macchina fotografica e non deve essere toccata in alcun modo, allora questo metodo, diciamo, non gli interesserà. Intanto andiamo con ordine. A cosa serve il photomerge? Il photomerge, come dice la parola photomerge, serve per unire le foto. Quando me l'hanno introdotto questo metodo, mi chiedevo perché dovrei unire delle foto, cioè a cosa mi può servire. E in effetti gli utilizzi sono molteplici, perché potete utilizzarlo per lo scopo più classico, è quello di fare un panorama. Vi faccio un esempio: se vi rendete conto magari di non riuscire a inquadrare, anche avendo la lente più aperta di questo mondo, magari un 14 mm, un 12 mm, un 8 mm, fisicamente a far entrare tutta la scena che avete di fronte dentro la vostra inquadratura, a quel punto dovrete ricorrere a un photomerge. Quando l'hanno spiegato a me, l'hanno spiegato così: solitamente il vero photomerge deve essere fatto con una lente fissa. A me lo hanno spiegato col 50 mm. Quando mi hanno detto vai a fare una foto col 50 mm a un panorama, ho detto qui mi stanno a pia per culo. In realtà si può fare. Perché? Perché intanto il photomerge si fa verticalmente, non orizzontalmente, anche se lo potete fare anche orizzontalmente, non cambia assolutamente nulla, se non il dettaglio, la qualità dello scatto e anche l'inquadratura. Prendiamo il presupposto di avere davanti a noi un panorama bello ampio e di non riuscire a prenderlo neanche col grandangolo più aperto che abbiamo. Se noi prendiamo il 50 mm, ma può essere anche un 35 mm, può essere un 80 mm, dipende quello che dovete fotografare e l'inquadratura che gli volete dare. E però scattiamo le nostre foto verticali, facendo praticamente della scena che abbiamo davanti tutte delle strisce. Poi dopo in post-produzione le andremo a assemblare. Qui arriva la cosa a cui dovete stare attenti: nella foto successiva, quindi se fate il primo scatto, nel secondo scatto e così anche per il terzo, per il quarto, per il quinto e via dicendo, a seconda di quanti ne farete, dovrà esserci un pezzo della foto precedente, cioè dovrete includere un particolare qualcosa o il continuo dello scatto precedente, perché quando poi andrete a riassemblare i vari pezzi il vostro software dovrà cercare di capire dove finiva la foto 1 e iniziava la foto 2, per poi iniziare la foto 3, per poi iniziare la foto 4 e così via. Sostanzialmente, per farvelo capire ancora più terra terra, è la stessa cosa che fa il vostro telefono quando fate il panorama, solamente che il telefono ve lo assembla lui lì per lì e quindi vi ridà già la foto panoramica, invece lì la dovrete fare voi. Ma il photomerge non si utilizza soltanto per fare panorami, ma si può utilizzare per molteplici cose. Ad esempio, il mio primo photomerge non è stato un panorama, ma bensì è stata, diciamo, una composizione con la melissa, nel senso che feci questi tre scatti alla melissa per provare questa tecnica, dove la melissa si spostava praticamente su questa panchina e io includevo nello scatto successivo un pezzettino della panchina dello scatto prima, facevo soltanto spostare lei, quindi sostanzialmente io non ho preso la melissa scontornata e rimessa lì, ho semplicemente unito tutti e tre, fuso tutti e tre gli scatti insieme, quattro, non mi ricordo quanti erano. Col photomerge non dovete però per forza da una foto verticale crearne una orizzontale, perché l'azione che dovrà fare il vostro software, l'unione che dovrà fare della vostra foto, lo andrete a decidere voi. E questa è una particolarità molto interessante. Perché? Perché ci sono tante foto verticali che in gergo si dice hanno una prospettiva irrealizzabile, impossibile, perché non sarebbe possibile farla in un unico scatto e non c'è un obiettivo che ti dà quella prospettiva lì. Vi porto una foto che ho fatto sulle Dolomiti quest'estate. Questa foto mi piace particolarmente per due motivi: perché uno, non pensavo minimamente che venisse in questo modo; due, non l'ho fatta io. Questa foto me l'ha scattata la Melissa, anche se io gli ho impostato la macchina, gli ho spiegato come la volevo e tutto quanto, però onde evitare prendere, mettere il cavalletto, fare l'autoscatto, andare a controllare, effettivamente ripensandoci potevo usare Pluto Trigger, però non l'ho usato. Ho detto alla Melissa: fai qualche scatto verticale, cerca di mantenere la stessa inquadratura e vedi un po' come mi pigli. Ma soltanto dopo, arrivato a casa, mi sono reso conto che assemblando due scatti praticamente riuscivo a avere sia me in basso a destra lì da una parte, sia le tre cime della Varedo in cima, e quindi si creava questa bella prospettiva, queste belle vie di fuga, e mi è piaciuta particolarmente. E questo è un merge verticale di due scatti.
Niente di più. Scattare merge vi fa unire più foto. Unendo più foto avrete un file molto più pesante, quindi anche il vostro software avrà bisogno di più risorse, diciamo, dal vostro computer per lavorarlo. Questo perché? Perché sostanzialmente ogni foto è fine a se stessa, quindi ogni foto ha la quantità di pixel che l'avrebbe se fosse orizzontale. Però se io vado a sommare tutti i pixel che ho dalla prima foto all'ultima, mi viene e aumenterà anche la qualità e il dettaglio. Ultima cosa riguardante il photomerge che vedo viene molto utilizzata è il Little Planet. Little Planet non è altro che un photomerge sferico, sostanzialmente. Voi andate a creare il photomerge e poi lo farete diventare sferico in un certo modo. Se siete interessati, vi farò al limite vedere come lo faccio io, il Little Planet, ma vi consiglio caldamente di andare a leggervi, a cercarvi dei tutorial fatti bene, perché comunque chi fa tutorial li deve fa bene, se no fa veramente peggio di uno sciame di cavallette all'interno di un campo di mais. Come sempre vi invito a seguirmi su Instagram, dove pubblico tutti i miei scatti. In più qui sotto trovate anche altre cose oltre all'attrezzatura che utilizzo. Accendete la campanellina così vi arrivano le notifiche quando pubblico i nuovi video. Noi ci vediamo presto, fatemi sapere mi raccomando qui sotto le cose che vi ho chiesto prima. Ciao!